Ciao a tutti da Tiziana Manipasta. Oggi facciamo tiramisù con crema pasticcera e amarene sciroppate. Potete immaginare la bontà. Quindi andiamo subito a farla, ma così poi ce la mangiamo, ce la gustiamo. Guardate, qua abbiamo della panna montata, o vegetale o fresca, dei savoiardi, delle amarene sciroppate, ed eccolo qua il mio vasetto, quando l'ho fatto l'anno scorso, se volete vi lascio il link. Abbiamo della crema pasticcera meravigliosa, guardate che spettacolo di crema che è venuta. E anche per questa vi lascerò il link della crema pasticcera. E poi, che altro? Allora, praticamente ho diviso le amarene sciroppate, le ho messe nella ciotola e il succo delle amarene l'ho messo qua, in un'altra ciotola. In pratica, ho messo un po' di acqua e un po' di crema e un po' di succo di amarene. Quando mi piace il gusto per fare la bagna, basta, non mettete più succo di amarene, quindi è una bagna, niente di più. Perché questo infatti viene fatto tutto con le amarene e la crema, quindi sarebbe, non possiamo mettere altri tipi di bagna. Ok, allora detto questo, cominciamo. I nostri savoiardi li andiamo a inzuppare nella nostra bagna e li mettiamo a strati qua. Il nostro vassoio, oppure potete usare la pirofila, tanto io poi mi riempirò anche la pirofila. Questo lo faccio solo per dimostrazione, perché voi sapete, no? Quando io faccio il libro mi piace fare le foto belle, quindi io questo lo metto solo per dimostrazione, anche perché io devo poi fare l'assaggio. Quindi andiamo a fare uno strato di savoiardi. Adesso, cucchiaiate, andiamo a mettere la crema sui nostri savoiardi. Adesso mettiamo le nostre amarene sparse. Andiamo a schiacciare leggermente con un cucchiaino le amarene in modo che entrino nella panna, nella crema. E adesso inzuppiamo nuovamente e facciamo l'altro strato di savoiardi. A questo punto diamo di nuovo a cucchiaiate uno strato di crema. E a questo punto, con la panna che ho messo nella sac à poche con bocchetta piccola, però vedete a stella, io vado a creare delle striscette in modo diagonale. Naturalmente io lo sto facendo in questo modo, guardate, voi potete fare a vostro piacimento. A questo punto mettiamo le amarene sciroppate sparse a piacere nostro. A questo punto facciamo colare un po' di gocce, vedete, di amarene per tutto il dolce. E adesso vorrei farvi vedere, a parte la superficie, anche sui bordi, in modo che coli sulle superfici, sui savoiardi con la crema. E voilà, guardate che bel dolce è venuto. Adesso, come ho detto prima, lo potete fare anche nella pirofila. Adesso lo vado a mettere in frigo, lo facciamo rassodare un'oretta e poi andiamo a degustarlo. E io sono pronta per l'assaggio, come vedete, guardate qua il nostro dolce. Allora, io vado ad assaggiare perché è morbidissimo. L'amarena, che bontà, crema amarena. A parte, non so se vi siete trovati nella live l'ultima che ho fatto, che mi piaceva, mi piacciono per esempio i croissant con la crema amarena, questo è proprio ideale. Che vi devo dire, fatelo, molto molto semplice, avete visto, non c'è peso, non c'è niente, e quindi è un'ottima soluzione per un dolce all'ultimo secondo. Grazie di cuore a tutti veramente. Ricordate sempre Di essere felici. tutti. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Manipasta. Ciao!